La guerra dentro, autolesionismo e tentativo di suicidio in età giovanile, le azioni preventive dell'ASP di Catania. Questo è il tema del workshop che si è svolto questa mattina a Catania, un evento formativo rivolto agli operatori sanitari di base e agli operatori dei servizi di emergenza, un'occasione di confronto e di approfondimento sul rischio autolesivo e suicidiario in età giovanile. Discussi gli accordi operativi di prevenzione tra l'ASP di Catania, l'Ufficio Servizio Sociale per i minorenni di Catania e l'Istituto Penale per i minorenni di Catania e di Acireale, relativi al programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario. La disperazione, infatti, l'incapacità di vedere una via d'uscita, il dolore psicologico, la solitudine, sono aspetti emotivi che colpiscono tutti, ma se non adeguatamente trattati, possono comportare livelli di sofferenza tali da condurre ad atti di autolesionismo e a decisioni estreme come quella di togliersi la vita. Il workshop di oggi si inserisce in un ciclo di incontri che l'azienda sanitaria già da 3 anni organizza sul tema degli atti anticonservativi e del suicidio. È un tema particolarmente delicato che coinvolge certamente i servizi di salute mentale, in particolare la fascia d'età infantile e giovanile, e quindi in particolare la neuropsichiatria infantile della nostra ASP. L'unità operativa educazione alla salute è coinvolta perché nel piano regionale di prevenzione a noi spetta un po' l'attività di prevenzione e di informazione, ovviamente in collaborazione con gli altri servizi sanitari. Abbiamo nelle edizioni passate più che altro definito e descritto il fenomeno in termini epidemiologici, la descrizione e l'interpretazione delle cause principali dei fenomeni del suicidio e di tutti gli atti anticonservativi. Questa mattina dedicheremo il workshop ad un particolare contesto, che è il contesto penitenziario, in particolare degli istituti penitenziari per i minorenni, in considerazione del fatto che già è stata approvata dalla nostra azienda uno schema di delibera per una collaborazione stretta, una presa in carico sanitaria dei soggetti che tendono il suicidio. Considerate che il contesto penitenziario è un contesto particolarmente problematico anche solo da questo punto di vista, e la sanità pubblica, che ormai è dell'azienda sanitaria, prende in carico tutti i soggetti, in particolare coloro i quali esprimono attraverso i loro comportamenti degli atti, diciamo, che sono lesivi della loro stessa esistenza. La neuropsichiatria infantile è in prima linea per quanto riguarda la tematica dei suicidi, dei tentati suicidi, ed è in prima linea con la sua modalità di intervento multidisciplinare, vede la presenza del medico neuropsichiatra infantile, vede la presenza dello psicologo, del pedagogista, dell'assistente sociale, dell'infermiere. Sono tutte modalità che possono contribuire sicuramente a prevenire e a contenere e a curare ovviamente i casi eclatanti che la cronaca purtroppo ci consegna. Il suicidio di un bambino e di un adolescente è un evento drammatico e in quanto tale va affrontato con modalità multiprofessionali, coinvolgendo famiglia, istituzioni, quindi non è solo un aspetto sanitario. Importante oggi tratteremo quegli aspetti in cui le nuove tecnologie possono intervenire favorevolmente per affrontare questa dolorosa e presente purtroppo tematica.